Pensa che a noi ci fa fare la cusciatella. A chi? La cusciata, sai, una santa roba, sai che cos'è? No. Quando uscivo con una donna, gli davi due pesci e ci la mettono pesci in mezzo e poi... Pensa come era cima! Lo faresti il toy boy per una MILF? All right. Sì. Di meno. Assolutamente sì. Però farei volentieri. Certo che sì. Ovviamente. È inutile che me lo dici, che me lo chiedi a fare. Scusami. Tu faresti il toy boy per una MILF? Sì, certamente. Ma sì, mi offro, se volete sono a disposizione. Che cos'è in più una MILF rispetto a una della tua età? A me piace, perché è morbida. Essa che ti chiama a te, non tu a lei. Le MILF sono la categoria che preferisco e prediligo. È la donna perfetta per molti versi. L'esperienza. La femminilità. L'aggressività. È malata. Sociologicamente a cosa è dovuta la malattia maggiorata della MILF? Alla mancanza di pesci a mare. Pensalo pure che si domandena, se ti dai soldi è ancora più bella la cosa. Con la MILF a volte non devi nemmeno usare gli anticoncezionali perché... Proprio a menopausa. Mio prototipo, alta, bruna, occhi azzurri. Età massima? Guarda, un'età massima non ci sta. Se vai a vedere in Brasile ci sono anche sessantenni in forma proprio. Fino a che età ti spingeresti? Ma non ho limiti. Sono arrivato, non voglio esagerare, però quasi 80 anni. Però 80 anni tenuti bene. A questo punto io dico che a te piacciono più le granny. Esatto, le granny. Diciamo over 60. Ci sono MILF e MILF. C'è la MILF che si mantiene bene, la MILF che si mantiene, diciamo, peggio. E sta pure a MILF che si mantiene. Ma le rughe di un ottantenne non puoi immaginare che sensazione ti danno. Le MILF, diciamocela tutta, hanno anni di esperienza alle spalle. Alle spalle a tutti gli effetti. Esatto, diciamo di sì. Quando tu glielo metti si sente quello chiac chiac chiac. Con una sinfonia che nemmeno Mozart poteva immaginare all'epoca che fu. Ma sei un poeta? Anche. Anche? Ma voglio passare la MILF. La pelle flaccida è tutto. Cioè io la lecco in tranquillità. Allora, la dentiera sono abituato solo se la toglie. Perché il blowjob viene meglio. Il seno più è molle, più è cadente, meglio è. Questi giovani adesso che non hanno esperienza non la possono soddisfare una ragazza roba del genere. Di nuovo di ogni 25 di anni, non a preliminare, non conosci i preliminari. E allora diamo un consiglio a sti ragazzi, che cosa devono fare? C'è anche uno studio, casomai, si chiamerebbe il punto G. Io l'ho studiato giovane, che non dite che si trova sul collo, non ne ho vetto, si trova sulle labbra vaginali della donna. Scoprendo quel punto là, a lei la fai diventare una bestia, tu diventi Tarzan. Cioè, quindi, lei come si chiama? Gianni. Signor Gianni, lei ci sta dicendo in anteprima mondiale dove si trova il punto G. Sì, sì, sì. Il punto G, tra l'altro, il punto Gianni, probabilmente. No, no, no. Ti darebbe fastidio se per esempio il figlio della tua partner avesse la tua stessa età? No, no, anzi. Anzi, anzi. C'è una mind pure figlio. C'è una mind figlio, no, però ero push futtino. È un po' fastidioso, sì, però. Però noi siamo uomini e spesso ragioniamo con l'amico, non con la testa. In questo caso che cosa ti sentiresti di dire al figlio? Compa, tieni un problema in la famiglia. Che cosa do? Stai chini qua, compa. Senti accorto a mamma. Ma tu te lo faresti un toy boy? Sicuramente sì. Certo, io sono uno di 32, ce n'ho 47. I toy boy che se c'ha l'età di mio figlio non è che proprio mi ispira. Però se già c'è 10 anni in più, una trentina, 28. La bottarella c'ha la scimmerata.